Ciao a tutte e a tutti. Oggi vorrei condividere con voi un lavoro che ho fatto. Mi è stato richiesto da Emanuela, che saluto tantissimo. Ed è un explosion box. Me l'ha richiesta perché la deve regalare alla nipote che compie 18 anni. Allora, io ho chiesto più o meno che colori potessero piacerle. Se ha delle passioni, insomma, ho chiesto qualche informazione perché, essendo una cosa personalizzata, volevo un po' capire come potevo prepararla. E inoltre, siccome voleva aggiungere delle foto, allora io le ho proposto di stamparle io e aggiungerle direttamente, così, essendo un lavoro già pronto, non deve fare altro che regalarlo. Allora, partiamo dalla box che si presenta così e dalla collezione di carte che ho utilizzato. È questo qui, la collezione di Moda Scrap, si chiama Fly and Scrap. Ho usato per lo più la collezione 15 cm per 15 cm, poi qualche foglio 30x30. Sopra l'ho rifinita così. Con delle fustellate, questi sono i fiori che si trovano nel kit della Big Shot Plus. Questi sono delle foglie Moda Scrap. Questo di sotto è sempre il fiore che si trova nel kit, e poi un centrino tagliato con la silhouette, un fiocchetto, questo mi sa che è della copia creativa. E si presenta così. Ora sposto le carte e apriamo la box. Mi metto su ed eccola qui. Allora, qui ho messo il pensiero, che gli auguri che mi ha detto Emanuela, quindi non ve li faccio vedere. E siccome dovrà regalare i soldi, quindi ho pensato, i soldi le serviranno per fare un viaggio, e io ho pensato di aggiungere una scatolina a forma di valigia. Vedete, ho fatto anche degli adesivi, ma non sono adesivi, sono un cartoncino un po' grosso, li ho stampati, li ho preparati e poi li ho attaccati. La valigia si può, vedete, staccare perché è tenuta da una calamita che non si vede perché è all'interno, e ne ho messo un'altra qua sotto, quindi vedete come si apre e all'interno andranno i soldi. Aspettate che con una mano non riesco, vabbè, fidatevi, dentro c'è una scatolina dove inserire i soldi. Ok, e si attacca. Al centro ho preparato una torta, guardatela un po', ho messo un centrino sempre tagliato con la silhouette, anche la torta è tagliata con la silhouette, così pure il nome e gli anni, e basta. I fiorellini sono fustellate, questo è il fiorellino della fragolina della copia creativa, e questa è una fustella della Sizzix. Ne ho messo alcuni anche qui. Al centro ho messo degli strass gialli al centro dei fiorellini, e poi anche questa è una fustella Sizzix. Ho messo solo, diciamo, l'inizio della fustella perché sono fustellate belle grandi, e quindi ho messo le foglioline iniziali che sono più piccoline. La torta, dopo che è stata tagliata con la silhouette, è stata imbossata la carta, vedete, qua, che danno l'effetto panna, diciamo. E poi le foto le ho inserite ai lati, perché sono 10 foto in tutto. Nella prima parte ci sono le foto di quando Erika era, diciamo, da quando era piccolissima, man mano che cresce, poi qua gli ultimi periodi. Ho coperto i visi per la privacy. Ho tenuto questi accordion, si chiamano accordion, la struttura dell'albumino, diciamo, con del twine. Si apre, vedete, anche questo è tagliato con la silhouette, questa è una fustella, ho messo degli enamel dots a forma di cuore, di cerchietto, di qua. Questo è fustellato con un border punch, si apre ed è così. Ho messo qualche timbrata, è molto semplice perché non potevo arricchirlo troppo, perché altrimenti non avrebbe chiuso, perché tocca nella torta, quindi ho dovuto trovare il sistema di inserire tutto
a che non disturbasse poi il centrale. Si apre così e ci sono le foto di Erika di quando, vedete, qua è piccolissima, qua un po' più grande, qua già bambina e poi dietro lo stesso. Ho messo queste fustellate e più si chiude ed è così. Nell'altra parte, sempre chiuso con del twine, gli enamel dots a forma di cuore, di pois, una timbrata. Questi sono timbri dalla Casey Art. Oh, no, qua si può vedere tranquillamente perché tanto non si vede il viso. Questa è una fustella, un taglio che ho preparato io con la silhouette perché Erika pratica uno sport, si chiama calisthenic, spero di averlo detto bene, ma è una sorta di ginnastica. E quindi ho cercato un po' un file, l'ho tagliato e l'ho messo. E qui ho fatto una timbrata, be brave, be happy. Eccola qui, mentre fa lo suo sport preferito. E qua altre foto con la famiglia, con, insomma, con i parenti. Allora, la box è molto bella, mi piacciono anche i colori. Allora, io ho chiesto che colori potessero piacerle, mi hanno indirizzato sul bianco, viola e giallo, quindi ho cercato un po' anche nella collezione dei colori che predominassero. Anche se sono molto pastello, si adattano molto a una creazione per una ragazza giovane, quindi ho pensato di utilizzare quella. Riprendeva poi, vedete, i colori pastello, viola, giallo, molto tenui. Anche perché il giallo che ho usato come base, la base della scatola è un basil bianco, e invece poi il cartoncino giallo è un cartoncino che ho preso in cartolibreria. Va bene, niente. Io sono molto molto soddisfatta di questo lavoro perché insomma non è stato velocissimo da fare, ci ho impiegato un po' anche perché mi piace poi pensare prima come posso realizzarlo e poi man mano prende forma. E quindi ringrazio Emanuela che mi ha dato la fiducia, spero di averla accontentata, la saluto, faccio tanti auguri a Erika anche se penso che non vedrà il video, un bacione a voi, vi ringrazio per aver seguito anche questo video e vi mando un bacio, ciao!